Buongiorno a tutti, vediamo come funziona il metodo di moltiplicazione giapponese. Il vantaggio di usare questo metodo è quello che non è importante conoscere le tabelline, almeno per le moltiplicazioni più complicate. Quelle quindi che rientrano entro le due cifre, quindi 7 per 8 e quant'altro, lì diciamo ci conviene ancora continuare a usare il metodo con le tabelline. Vediamo come funziona. Immaginiamo di voler fare 23 per 12, va bene? Andiamo a segnare, vedete, due segmentini, qui sono colorati quindi si vede ancora meglio, ma va bene anche in un solo colore, per indicare appunto il 2, e tre segmentini un po' staccati per indicare il 3, quindi il numero 23. In perpendicolare segniamo il numero 1, quindi con una, dovendo fare per 12, con una... un segmentino, il 2 sempre staccato, quindi qua, quindi in maniera, vedete che è evidente che sono 23 per 12. Si creano tre gruppi di numeri, vedete questo primo, quest'altro centrale che è messo in riquadro e questo finale. Iniziamo dalla fine, vedete quante intersezioni si creano, quindi noi dobbiamo contare solo le intersezioni tra i segmentini. Qua ce ne sono 6, lo riportiamo qua, vedete il 6, di qua invece abbiamo 3, e 4 qua sotto, quindi la somma fa 7, e lo riportiamo qui, di qua è 2 intersezioni, e quindi 2. Infatti il prodotto di 23 per 12 farà 276. Vediamo invece una situazione un po' più complicata, cioè quando il numero di intersezioni possa superare il 10. 24 per 13, quindi tracciamo i due segmentini per indicare il 2, 4 un po' staccati, 13, vedete, un segmentino è staccato sempre un po' il 3. I soliti tre gruppi, vedete, il primo, il secondo e il terzo. Partiamo sempre alla fine. Abbiamo il numero 12, perché ci sono, vedete, 12 palline, 12 intersezioni. Di questo ci manteniamo il 2, quindi che viene riportato già nel risultato. La decina viene portata al gruppo precedente, il quale aveva 6 qua sotto e 4 qui, quindi 10 palline, e 1, 11. Quindi l'1, diciamo, della cifra unitaria ce la manteniamo, l'1 della decina la riportiamo sempre nel gruppo precedente, quindi il quale aveva solo due intersezioni, più 1 che ha ereditato dal gruppo precedente, avrà il 3, quindi 312. Vediamo adesso un caso particolare. Vedete, abbiamo 10 per 12. Beh, per indicare il 12, quindi 1 e 2, abbiamo messo le solite due linee. Qui 1 e non dobbiamo mettere nessuna linea perché è 0, quindi come se ci fossero 0 linee, quindi non c'è nulla. Però i gruppi sono sempre gli stessi. Vedete come fosse questo, questo e quest'altro. Va bene? Partiamo dall'ultimo gruppo. Quante intersezioni ci sono? 0 intersezioni. Nel secondo ci sono 2 intersezioni, nel primo una intersezione. Infatti 10 per 12 farà 120, quindi come vedete il metodo funziona anche quando c'è un numero tipo 10, poteva essere 20 o 30, va bene? Come dicevo all'inizio, il bello di questo metodo è che per fare moltiplicazioni anche, come dire, più impegnative, non c'è bisogno di ricordare le tabelline, ma semplicemente contare il numero di intersezioni. Provate e vedete se funziona. Grazie.